Ciao a tutti, bentornati. In questi giorni sono alle prese con il mostrarvi tutto quello che ho acquistato durante il Black Friday. Vi ho già fatto un altro video di Zara. Questa volta invece siamo alle prese con la skincare, perché ho fatto anche un po' di danni in tema skincare. Questa è una parte, ma mi sta cadendo come sempre. Ma in realtà non ho ancora aperto questi pacchi, li apriremo insieme per la prima volta. Non ho voluto neanche sbirciare, proprio perché volevo tenerli ben intonsi e da scartare con voi. Io direi partiamo da questi prodotti di Bioniche. In realtà per scelta ho acquistato soltanto, almeno di skincare ma anche di makeup, soltanto prodotti, ah non è vero, soprattutto di skincare sì, ho voluto prendere soltanto prodotti italiani, quindi brand italiani, perché insomma ho fatto una scelta e ho fatto danni, ma allo stesso tempo ho fatto del bene al mio paese. Partiamo da Bioniche e di Bioniche ho preso questi due prodotti. Bioniche è un brand che potete reperire in farmacia e ho preso uno shampoo anticaduta, visto che questo è un periodo in cui i miei capelli, sapete, cadono, quindi ho preso uno shampoo specifico per la caduta. Questo qui è il Defense KS Trico Safe, è uno shampoo fortificante per capelli fragili e diradati. Vediamo la profumazione, non si sente nulla, vediamo se riesco a sentire, mi sembra anche abbastanza forte. Questo qui è da 200 ml, di questi non ricordo il prezzo sinceramente, e sono curiosa perché Bioniche, tutte le volte che ho provato gli shampoo della Bioniche mi sono sempre trovata abbastanza bene, quindi volevo uno shampoo da alternare anche ai miei Olaplex per non appesantire il mio capello più di tanto. Ho voluto prendere una cosa un po' più diciamo naturale, no, perché sono sempre chimici, ma con all'interno ingredienti senza conservanti, un po' più diciamo meno dannosi, ecco. Comunque sia, ho scelto lui. Poi ho preso, per questo qui in realtà è un prodotto make up, però lo inseriamo nel video skincare, ed è questo qui che è il Defense Color, ed è un prodotto, è un fondotinta, il Defense Color Matte Zone. Ho voluto prendere questo qui, in realtà ho tanti fondotinta, ne sto acquistando tanti, ho preso quello di NARS, quello di Too Faced, di Urban Decay, insomma sto esagerando, ma volevo uno anche da farmacia con ingredienti meno dannosi, e ho preso questo qui che ha una texture leggera ma allo stesso tempo che dona un effetto opaco ma non gesso, comunque tendenzialmente naturale, ma che non facesse venire fuori tutto insomma il sebo in eccesso. E ho scelto questo qui nella colorazione 403, l'ho presa di una colorazione più o meno simile alla mia, leggermente più scura, sempre perché voglio andare a miscelarlo al mio famoso Urban Decay, che sapete essere color gesso, color muro. È da 30 ml e insomma vedremo un po', anche lui senza nickel, senza conservanti, senza profumo e senza glutine. Stessa cosa vale anche per lo shampoo, anche lui senza glutine, senza nickel e tutto il resto, senza conservanti. Vedremo anche questo fondo come si comporta sulla mia pelle, non l'ho mai provato e vedremo. Di questo tra l'altro c'erano due varianti, la variante matte e la variante diciamo glow. Li ho visti entrambi sulla mano, quello glow, che tra l'altro a me piace molto, l'effetto glow mi sembrava molto lucido, avevo paura che col tempo poi andasse troppo a lucidare l'incarnato, invece lui ho notato che non è diventato immediatamente opaco, quindi spero non sia proprio effetto gesso, lo andremo a vedere e vi dirò. Passiamo adesso a un altro brand, sempre tra italiano, e sto parlando di Zago. È il mio primo prodotto di questo brand, è un prodotto italiano che ha sede penso a Milano, e mi escono su Instagram un sacco di pubblicità di questo brand, mi sono informata un po' e alla fine ho scelto per un prodotto. C'erano anche altri prodotti che avrei voluto provare, come si apre non so, ah eccolo,
ma alla fine ho scelto lui perché avevo bisogno di questa tipologia di prodotto e sto parlando di un tonico. Io ho molti tonici, ma molti di essi sono tonici esfolianti che ovviamente non vanno applicati ogni giorno, ma è consigliabile applicarli 2 volte a settimana, massimo 3. Avevo bisogno di un tonico leggero, idratante, che non avesse all'interno degli acidi. Per cui ho scelto questo qui di Zago, che è un tonico tra l'altro anche con una consistenza diversa. Noi siamo abituati a vedere questi tonici tendenzialmente acquosi, con questa formula acquosa. Questo qui è un po' più cremoso, quindi anche diverso da quel punto di vista, ed è un tonico rigenerante e rinfrescante. E tra l'altro mi piace molto anche l'erogatore, penso sia vetro questo qui, made in Italy con amore, anche bellissimo la frase che c'è scritta dietro, mi piace davvero tanto. E da qui non c'è scritto, forse c'è scritto qui, da il formato da quant'è? Ah, ecco, c'è scritto sotto, è da 100 ml, però andiamola a vedere anche se ci piace. Non vuole uscire, magari dovrei pushare ancora un po', ecco. Vediamo un po'. Vediamo anche la consistenza. La consistenza sì è cremosa, ma allo stesso tempo diventa subito quasi acqua, quindi è proprio un tonico. Non è una crema, chiaramente, si assorbe immediatamente e la crema diventa quasi acquosa. Sono davvero molto curiosa di provare questo tonico, anche perché mi sono informata ed è molto consigliato e quindi l'ho preso. Zago, tra l'altro, è da un po' che, diciamo, non è proprio un brand nuovissimo, dall'anno scorso, 2-3 anni, insomma. Fino ad ora però non mi ha mai attratto più di tanto, però ultimamente ho sentito dire, mi sono informata, molti dei prodotti che ha fatto uscire fuori hanno davvero delle buone referenze, quindi io almeno un prodotto volevo provarlo, vediamo poi se mi ci trovo bene. Sicuramente acquisterò altro e vi farò sapere anche di lui. Passiamo adesso a un altro brand italiano e sto parlando di Eterea. Di questo brand anche ho preso un prodotto che non ho, che volevo provare. Il packaging è davvero anche carino all'interno, la scatola è carinissima. Si prende Eterea, si prende cura di te, carinissimo anche lui. E andiamolo a scartare. Sentite il rumore della carta? Sì, faccio vedere anche all'interno come si presenta. Il prodotto in questione è lui. Che cosa sarà? È un'essenza o essence. Io non ho... c'è anche una caramella. Oddio! Beh, vabbè. Allora, sotto la carta c'è... che carini! C'è una caramella, anzi due caramelle al mirtillo e al limone. E poi ci sono dei campioncini. Che carini! Bella pensata, bel gesto. Vediamo. Ci sono diversi campioncini, tra cui la crema notte, che altro c'è? Un siero, bello perché voglio provare anche altre cose di Eterea. Poi c'è un Lift e Plump Gold Eye Cream, quindi un contorno occhi, un gel detergente viso delicato, un cellulite cream, ci serve anche questo, una crema viso anti-age e poi c'è una crema illuminante. Che bella questa cosa, mi ha fatto piacere, non pensavo, anche le caramelle non sono state una cattiva pensata. Ma io ho scelto questo prodotto qui che appunto, come vi dicevo, è un'essenza. Per le esperte di skincare sicuramente sapranno di cosa sto parlando. Per chi insomma si sta approcciando adesso alla skincare, sicuramente questo potrebbe essere... diciamo sconosciuto ai vostri occhi, anche per me in realtà, perché non ho ad oggi nessuna essenza o essence, chiamatela come volete, che è quel prodotto, quello step che si applica successivamente al tonico. Dicono che una volta diciamo inserito questo step all'interno della skincare non se ne può più fare a meno. Io questo non lo so, pare che insomma sia uno step fondamentale per la skincare, per chi insomma ama la skincare. Dovrebbe andare a permettere poi a tutti diciamo i prodotti che si applicano successivamente ad avere un effetto, diciamo, a dare dei benefici in più ai prodotti che poi si vanno ad applicare successivamente. È tipo un tonico, ha una consistenza, una via di mezzo tra un tonico e un siero, almeno per quello che so io. Andiamolo anche a vedere.
vediamo un po' come si applica. Forse dovrei applicarlo con un dischetto. Ah, ecco, è tipo, vediamo un po'. Ok, in effetti la consistenza è proprio una via di mezzo tra un tonico che è proprio quasi acqua, a parte quello di Zego che vi ho mostrato, ma i classici tonici sono molto acquosi. Lui è proprio una via, ha una consistenza proprio nel mezzo tra un siero e un tonico. Ha un profumo fiorato, il che mi piace da morire. Si chiama Luxe Light Essence. Dovrebbe andare a illuminare anche il viso, quindi un'essenza illuminante e anche rebalancing, quindi a bilanciare anche, credo, il sebo, suppongo. Andremo a vederlo, lo andrò a studiare meglio. E visto che insomma volevo fare un acquisto e da Eterea, l'unico prodotto di cui che mi serviva era appunto l'essence. Vediamo se ci dice qualcosa in più. Il Luxe Light Essence costituisce una posizione pregiata e intensamente ricca di attivi, prepara la pelle ai benefici dei consueti trattamenti di bellezza, quindi appunto prepara poi la pelle per gli step successivi, potenziandone l'effetto. Formulata con estratti biologici di fiordaliso e lavanda, arricchita di fermento di gelsomino, acido ialuronico e vitamina C. Ecco perché insomma va anche ad illuminare. Sono molto curiosa di provare questo prodotto, anche perché Eterea sta sfornando, che io sappia, un sacco di prodotti davvero validi. Andiamo ad aprire adesso l'ultimo pacco in questione, ed è del brand di Skin First. Anche lui negli ultimi tempi, attrezzo alla mano, negli ultimi tempi sta sfornando e sta avendo un sacco di successo, sta sfornando un sacco di prodotti molto interessanti. Anche di lui per scelta ho voluto acquistare un brand italiano, ma ho preso chiaramente cose che mi servivano, così come ho fatto per l'essence, che ho preso un prodotto che mi serviva, che volevo provare, ho preso cose che davvero mi servono. Diciamo che mi servono, poi è tutto molto soggettivo e contestualizzato chiaramente. All'interno abbiamo una cartolina dove chiaramente dicono: spero tanto che i prodotti siano all'altezza delle tue aspettative. E carino, grazie di cuore per aver scelto Skin First. Io seguo anche la pagina, all'interno poi è tutto ben imballato. Dobbiamo andare a trovare poi, eccoli, eccoli. Ah, tra l'altro sto facendo cadere tutto il polistirolo. Vediamo, volevo farvi vedere anche il gadget. Tra l'altro io l'ho preso perché ero iscritta alla newsletter, quindi ho per fortuna potuto approfittare dello sconto del 30%. Devo dire anche che Skin First è un brand sì italiano, diciamo, è composto da una cosmetologa, cioè tutti i prodotti sono fatti da una cosmetologa molto brava e molto competente. C'era anche un gadget questo mese, durante il Black Friday, che con l'acquisto dei prodotti hanno regalato questa busta carinissima in tessuto, molto bella, con il logo di Skin First, con questi manici, è molto carina, anche per andare a fare la spesa trovo che sia davvero bella, la terrò volentieri. Ho scelto due prodotti, in realtà questo pensavo fosse più grande, due prodotti molto famosi per chi conosce il brand, per chi segue il brand anche su Instagram. Se non mi seguite su Instagram, seguitemi. Io devo dirvi la verità, sono poco attiva in tema di beauty, in tutto ciò che magari su questo canale vi mostro, ma prometterò di essere più attiva e più presente. Chi è, diciamo, appassionato del brand, chi conosce il brand, questi due prodotti sicuramente li conoscerà. Lui, che è il cosiddetto perfezionatore cutaneo con il 2% di acido salicilico, e non è altro che un tonico esfoliante. Io ero curiosissima di provarlo perché è molto osannato, e è un tonico appunto esfoliante con 2% di acido salicilico e pH 4 per una pelle più sana e luminosa, che promette appunto di avere questa pelle un po' più lucida, un po' più luminosa, e anche a restringere i pori dilatati. È consigliato anche lui di utilizzarlo non tutti i giorni, ma magari un paio di volte a settimana. E questo è, sono davvero curiosa di questo prodotto. E infine ho preso un booster, loro fanno tre booster, questo qui alla niacinamide, all'acido ialuronico e l'altro non lo ricordo, al retinolo credo,
E lui è quello alla niacinamide, che è un ingrediente che mi incuriosiva tantissimo. Questo qui era 30 ml. Allora, che cosa ci dice? Magari ci dice qualcosa in più. Formula concentrata contenente niacinamide che mira a regolarizzare l'attività sebacea. Infatti io l'ho preso perché ho una pelle mista, quindi va a regolarizzare il sebo, ma allo stesso tempo anche a contrastare l'invecchiamento cellulare, ad affinare i pori, a normalizzare la flora cutanea attraverso un'azione antibatterica e a migliorare la texture cutanea. Tra l'altro, per chi non lo sapesse, magari mi si sta chiedendo in questo momento, ma il booster che cos'è? Il booster, che anch'io non ho mai provato se non qualche campioncino, in realtà è uno step successivo che si aggiunge alla skincare successivamente all'essence, quindi prima del siero ho anche consigliato utilizzarlo miscelandolo alla crema. Il booster dovrebbe andare anch'esso, perché all'interno degli attivi molto più potenti rispetto anche al siero e alla crema, tra l'altro è anche consigliato applicarlo come trattamento non utilizzandolo sempre, infatti poi voglio provarlo, magari stopparlo anche un pochettino. E il booster, ripeto, ha all'interno questi ingredienti, questi attivi molto potenti che vanno a permettere poi sempre agli step che facciamo successivamente ad avere un effetto migliore. Diciamo, prepara poi il viso agli step successivi, quindi sia alla crema che al siero. Quindi anche lui è un prodotto molto interessante. Devo dire che sono delle grandi novità per me, sono proprio dei prodotti novità che ho voluto provare e non vedo l'ora magari di testarli e anche di parlarvene. E fatemi sapere anche voi quali sono stati i vostri acquisti skincare, se li avete fatti, perché sono molto curiosa. Chiaramente vi chiedo di mettere un like al mio video, vi farò sapere presto quello che ne penso. Fatemi sapere anche voi cosa ne pensate nei commenti. Iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. E io, come sempre, vi mando un bacio. Ciao!